Cambiamo pagina, l'antitrust apre un'indagine sull'aumento dei prezzi dei treni, ovviamente nel periodo natalizio. L'autorità ha rivelato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti, ma anche in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previsti dalla DPCM del 3 dicembre, che interessano il periodo dal 21 di dicembre a ovviamente il 6 di gennaio. Ne parliamo questa mattina con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Dona, buona giornata e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno Dona, grazie per essere con noi. Allora, ci faccia capire l'entità di questo problema proprio per i consumatori, per chi deve mettersi in viaggio. Facciamo proprio una simulazione, che non so, con partenza il 20 dicembre e ritorno dopo il 7, ad esempio, dopo il 6. Aumenti significativi, ma questi sono sempre accaduti in corrispondenza persino dei ponti, delle piccole festività. Sì, ma di che cifre parliamo? I consumatori da sempre ci segnalano, ma parliamo di cifre anche significative, 15, 20, 30%, dipende dal tipo di tratta e dal tipo di treno. La cosa misteriosa è che chi si premura generalmente, parlo di tempi pre-lockdown, di acquistare il biglietto magari con largo anticipo, sapendo di dover rientrare presso il suo luogo di residenza o di dover fare un viaggio per vacanza, misteriosamente non trovava le tariffe scontate. Questo è sempre stato tradizionalmente una lamentela dei consumatori. In altre situazioni, sui siti delle compagnie ferroviarie, quando si faceva la ricerca, ad esempio si cercavano tutti i treni, non si trovavano i treni più economici. Questa è una storia tra l'altro sanzionata dall'autorità antitrust, per cui non sono illazioni, diciamo, dei consumatori o delle associazioni, ma nel 2018 l'antitrust scoprì che nel caso di Trenitalia, tanto sul suo sito, tanto sulle postazioni di self-service, il cosiddetto motore di ricerca interno, alla voce tutti i treni, molto semplicemente non faceva vedere tutti i treni, ma faceva vedere solo i più costosi. Quest'anno, in tempo di lockdown, questo fenomeno forse è apparso ancora più chiaro, perché come tutti sapete il 3 dicembre il DPCM ha previsto, diciamo così, delle finestre nelle quali purtroppo non sarà possibile viaggiare. Ebbene, cosa è successo? L'antitrust ha scoperto che proprio in corrispondenza di questo lasso temporale i prezzi sono schizzati all'insù. È naturalmente, lo devo dire subito, un'attività preistruttoria, non è una condanna dell'autorità antitrust. Cosa ha fatto l'autorità? Ha chiesto ai due principali operatori, Nuovo Trasporto Ferroviario, quindi Italo per capirsi, e Trenitalia, di darci delle risposte entro 3 giorni. Scadono domani, staremo a vedere. E invece dal punto di vista del consumatore, presidente Dona, c'è qualcosina che possiamo fare per tutelarci o per trovare delle alternative o per non spendere tutti questi soldi? Questa è una bella domanda, perché il settore è un settore a concorrenza ridotta, ovviamente. I due operatori principali, almeno sulle lunghe tratte, al di là dei treni regionali, sono quelli che ho appena menzionato, Italo e Trenitalia. L'autorità antitrust, lo dice il nome stesso, si occupa di tutela dei cittadini ma anche di concorrenza. Le due cose viaggiano a braccetto. È chiaro che trovare delle alternative non è sempre facile. Interessante il lavoro che avete fatto ieri, credo possa essere una testimonianza utile. Sì. Nulla di eccezionale. Abbiamo fatto i cittadini che pensavano di andare da un parente, passare 2 giorni a Napoli, insomma, nei limiti del possibile e delle normative. Che cosa ne è emerso? Allora, era Napoli o Bari? Adesso mi pare Bari, onestamente. Il raffronto però è stato aereo-treno. Esatto. Andata, parliamo di aereo in questo caso, il 20 e ritorno il 3, quindi che è un lunedì. Esatto. Cifra totale 580 euro per una persona. Esattamente, insomma, per una questo persona. Rende l'idea. In treno qualcosa meno, ma davvero non troppo meno. Non perché siamo arrivati a 4 euro. Beh, quello che ci diceva il presidente, alla fine lo specchio è quello a testimoniare che non è un vuoto allarme. Grazie a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, e continuate a monitorare nell'interesse di tutti. Grazie a voi, buona giornata.